Quello che vi propongo è un percorso che prende il 25 aprile non come approdo finale di un processo lungo, ma come l'inizio di un'altra storia. E come ci si affaccia alla fine di una guerra? Cosa vuol dire aver fatto il 25 aprile nella prospettiva del mondo che si apre in una prospettiva di pace con la fine della guerra? Mi propongo una prima citazione che è di Carlo Levi e dell'orologio. Guardate le facce delle persone, i loro gesti e le loro attività. Non hanno perso quello che avevano trovato nella resistenza e forse non lo perderanno per molto tempo. Sono vivi, attivi, tirano su muri diroccati, si sposano, fanno l'amore, cercano tutti i modi possibili, senza pigrizia e senza lamenti, di guadagnare la vita, di migliorarla. E con un'incredibile rapidità si sono dimenticati della guerra, della paura, del sangue, della servitù, del moralismo, della falsa santità, degli stati e delle leggi e di tutte le menzogne e le atrocità degli anni passati. Ecco, quello che Carlo Levi ci restituisce qui è un protagonismo collettivo totalmente dispiegato, è come se la resistenza avesse, come dire, raddoppiato l'energia a cui attingere, è come se avesse spronato questo paese lungo la strada della ricostruzione, lungo la strada di buttarsi alle spalle tutto quello che di brutto la guerra aveva comportato. Ma non è solo questo, perché questo protagonismo collettivo affonda le radici in una nuova consapevolezza di se stessi come individuo. Leggiamo un'altra citazione, questa di Giacomo Noventa. La resistenza popolare italiana combatteva non soltanto l'ultimo fascismo e l'ultimo nazismo, ma l'indifferenza popolare italiana dal risorgimento in qua. Gli uomini della Resistenza avevano combattuto prima che contro il fascismo, contro se stessi. Avevano dovuto mettere un segno interrogativo o negativo a tutto ciò che avevano pensato essi stessi, rompere tutti gli schemi, sconvolgere le proprie abitudini di ragazzi e di uomini, i propri rapporti familiari, sentimentali, in una parola, tutto il proprio pensiero e la propria vita. Ecco, questa riappropriazione di se stessi come individuo, questo riappropriarsi della propria sovranità individuale è il segreto dell'Italia che comincia la ricostruzione, dell'Italia che si congeda dal 25 aprile, dell'Italia che si congeda dall'insurrezione vittoriosa contro i tedeschi e contro i fascisti. Un'assunzione di responsabilità che investe tutti i livelli. Vi propongo un'altra citazione, questa è una lettera di Giorgio Agosti a Lucilla Gervis. Giorgio Agosti era stato comandante delle formazioni di Giustizia e Libertà in Piemonte e subito dopo il 25 aprile diventò questore di Torino. Lucilla Gervis era la vedova di Willy Gervis, un caro amico di Giorgio, ammazzato in maniera efferata dai tedeschi, torturato, impiccato, insomma, una delle fine più tragiche, anche uno degli eroi più limpidi della Resistenza. Ma sentiamo la lettera di Giorgio Agosti che è del 29 aprile del 1945. Cara signora Lucilla, ciò che mi ha indotto a accettare un ufficio così lontano dai miei gusti e dal mio temperamento, la carica di questore di Torino, è stato soprattutto un senso di fedeltà verso la memoria dei compagni caduti e un debito d'onore verso di loro. Finita la fase eroica della lotta, noi dobbiamo ora assumere le responsabilità del potere per impedire che il loro sacrificio sia reso vano. Finita, non le sembra una frase retorica, ma io sento che qualcosa posso ancora fare per Willy, contribuire a creare un'Italia veramente libera e democratica in cui Johnny e Paola, i figli di Gervis, possano vivere come in una patria, non come è toccato a noi per tanti anni e per tutti gli anni della nostra gioventù, come in un carcere. Questa lettera che lega ai morti, ai martiri della Resistenza, l'impegno per la ricostruzione dell'Italia e per assumere delle responsabilità nuove, inedite, di una classe dirigente che si metteva alla prova per la prima volta, di una classe dirigente che si affacciava alla scena della storia, è il segreto della ricostruzione italiana. Guardate, vi dicevo prima, è un senso di responsabilità che attraversa orizzontalmente tutti gli strati sociali, dagli operai, protagonisti degli scioperi
nelle fabbriche protagonisti della resistenza, ma con una nuova consapevolezza di cosa vuol dire ricostruire, agli intellettuali, ai contadini. Vi leggo un'altra frase da questo punto di vista, è una lettera di Egidio Reale. Egidio Reale scrive a Salvemini. Egidio Reale esula in Svizzera insieme a Ernesto Rossi, tornano in Italia dopo il 25 aprile per assumere la responsabilità di governo nel governo Parri. Sentiamo quello che dice. In quest'ora il sentimento che prevale in me e il momento in cui torno in Italia per assumere la nuova carica è di terrore. Terrore per quello che troverò, per il distacco che si sarà formato tra me e il paese, per le responsabilità che sarò chiamato ad assumere. Ci batteremo perché l'Italia non sia umiliata dopo essere stata rovinata. La ricostruiremo nelle opere e negli spiriti. La mia speranza è più forte di ogni disperazione. Sì. Quando parlo di una nuova classe dirigente, parlo di una nuova classe dirigente che era stata selezionata nei tempi del ferro e del fuoco della Resistenza, che si era legittimata nella lotta contro i nazisti e contro i fascisti. Il 25 aprile è il momento all'interno del quale questa nuova classe dirigente esce allo scoperto. Ma è un problema di classe dirigente, ma è un problema anche di solidarietà collettiva. Vi propongo un'altra lettera. Questa è una lettera dal basso, chiamiamola così, una lettera di una madrina di guerra che scrive al suo protetto, che è prigioniero ancora dei tedeschi, che non è ancora tornato in Italia, Anna Maria Marucelli. Dobbiamo mostrare a tutti quelli che ci guardano forse con solo un senso di commiserazione, che meritiamo la loro stima, che sappiamo lavorare duro, che non siamo solo un popolo di disonesti, buoni solo a cantare canzonette napoletane. Dobbiamo mostrare a tutti, amici e nemici, anche se dovremmo ingoiare molte lacrime, che buon sangue non mente, che non siamo né più buoni né meno buoni degli altri popoli. Bisogna quindi cominciare a rifare le nostre coscienze, imporre a noi stessi una disciplina. Se non dimostreremo che siamo capaci di autogovernarci, che cosa potremo aspettare dall'indulgenza degli altri, se non di essere tenuti per molto tempo sotto la loro tutela? Ecco, questo appello alla responsabilità individuale credo che sia l'eredità più significativa del 25 aprile. Il 25 aprile mise ognuno di noi, ognuno degli italiani, di fronte a se stesso, di fronte alle nuove responsabilità, di fronte ai nuovi compiti che la libertà comportava. La libertà dischiudeva nuovi orizzonti di progresso, nuovi orizzonti di civiltà, ma imponeva anche nuovi comportamenti. Bisognava cambiare profondamente anche rispetto ai paradigmi di obbedienza, di disciplina, di gerarchia che avevano ispirato il rapporto con il fascismo. Questa nuova sovranità individuale oggi è l'eredità della resistenza, soprattutto in un momento come questo, all'interno del quale noi dobbiamo misurarci con un cambiamento radicale di fase e che dobbiamo pensare a ricostruire e a ricominciare.